Dovrebbe esserci l'audio in questo momento. Mi date l'ok? Sì, c'è l'audio. Allora buongiorno a tutti. Scusate questo piccolo inconveniente tecnico. Dicevo martedì 9 gennaio 2024. Saluto e ringrazio come sempre Luca Chito in regia. Prosegue questa settimana praticamente la prima settimana post vacanze natalizie, procede con tante notizie. Oggi avremo davvero tanti argomenti. Inizieremo dalla 106, che purtroppo continua a far discutere e continua a far discutere anche in relazione a ciò che è successo proprio nei primi giorni dell'anno. L'anno è iniziato in maniera tragica sulle strade calabresi con l'incidente proprio sulla 106 nel Catanzarese, che purtroppo ha visto vittima 4 giovani, quindi una vera e propria tragedia. E adesso si parla, si cerca di accelerare i lavori di ammodernamento di questa strada denominata proprio non a caso Strada della Morte. Ne abbiamo parlato ieri nel corso del nostro telegiornale, anche qui in prima pagina, ma ne continueremo a parlare oggi perché anche le prime pagine dei giornali si focalizzano su questo e non potrebbe essere altrimenti. Poi avremo un po' di notizie che arrivano dalle diverse province calabresi. Si parlerà per esempio a Reggio, non può essere diversamente, della eventuale tenuta della maggioranza in Consiglio Comunale dopo la nomina della nuova giunta da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà. Non si può non parlare anche in queste ore del maltempo, le conseguenze del maltempo che ha colpito la Calabria. Sembra esserci adesso una breve tregua, poi magari daremo un'occhiata anche a quelle che sono le previsioni per i prossimi giorni, con abbassamento delle temperature, ma anche questa perturbazione della Befana che ha interessato appunto il weekend della Befana e la giornata di ieri, che sembra essere momentaneamente alle spalle. Poi parleremo di sanità, perché la sanità in Calabria non manca mai, allargando un po' il raggio d'azione, spostandoci ovviamente anche ai quotidiani nazionali, alle notizie nazionali e internazionali. Si parla ancora di Chiara Ferragni, ma insomma è ormai diventato un caso quello della influencer. Qui adesso si parla di inchiesta per truffa aggravata, ne parleremo. E poi di sport. Di sport ne dobbiamo parlare come al solito sotto diversi punti di vista. Diversi punti di vista perché? Innanzitutto tutte le prime pagine dei giornali, anche quelle regionali, ricordano Franz Beckenbauer, il famoso libero, il Kaiser della Germania, che è scomparso ieri, scomparso a 78 anni, non era grande, purtroppo ci ha lasciato, ha vinto, tra l'altro è stato uno dei pochi, forse l'unico, adesso non lo so, a vincere il mondiale, prima come giocatore e poi come allenatore, proprio a Italia 90, la ricorderete bene, Italia 90, la Germania vinse un mondiale che sembrava poter essere nostro, ma così non è stato. E poi parliamo del calcio giocato, oggi si ritorna a giocare in Coppa Italia, e il calcio che sarà nel prossimo fine settimana con Cosenza e Catanzaro. Catanzaro impegnato nell'anticipo contro il Lecco venerdì, Cosenza sul campo della Cremonese, ma in questi giorni impazza, lo sappiamo, il calcio mercato. Tante altre notizie, anche un po' di cronaca, di politica, ne parliamo fra pochissimo. E adesso iniziamo proprio a entrare nel vivo con la vicenda legata alla 106, che troviamo in prima pagina sulla Gazzetta del Sud in tutte e tre le edizioni. Partiamo da quella di Cosenza, e purtroppo la notizia in primo piano non è proprio notizia positiva. Strada statale 106, i 3 miliardi non bastano. I sindacati ottengono dal governatore un tavolo fra Regione, ANAS e RFI. Non sono previsti lavori di messa in sicurezza per il tratto di statale dove hanno perso la vita i 4 giovani di San Luca. Chiedo scusa. Intanto l'inchiesta sulle cause dell'incidente che ha provocato la morte di 4 giovani di San Luca si intreccia con le inevitabili polemiche
della statale, sulla pericolosità della statale 106. Anni di ritardo e false promesse da parte della politica l'hanno trasformata nel cosiddetto appunto strada della morte. Nel tratto del Catanzarese, dove si è verificato il frontale, non sono previsti interventi di messa in sicurezza, nonostante lo stanziamento del governo di 3 miliardi, anche se spalmato su diversi anni. Lo scorso anno 22 persone, quindi praticamente quasi due al mese, hanno perso la vita lungo il tracciato che per 400 chilometri costeggia la parte ionica della Calabria, da nord fino a Reggio. Ovviamente queste 22 persone sono lo scorso anno, parliamo del 2023, non ci sono, diciamo, in questo conteggio i quattro ragazzi perché hanno perso la vita nel 2024. Il segretario generale di CGIL, CISL e UIL hanno chiesto, e dopo la richiesta appunto di Occhiuto al governo, hanno tenuto un incontro con il presidente fissato per il 12 gennaio, quindi praticamente fra tre giorni, venerdì prossimo. Intanto a San Luca oggi si dovrebbe conoscere la data dei funerali di Domenico e Antonella Romeo, Teresa Giorgi ed Elisa Pelle. A celebrarli sarà il vescovo della diocesi, Monsignor Francesco Oliva. Ebbene, la 106, si continua a parlare di questa 106, lo sappiamo oramai, è interessante leggere, proprio rileggere questa prima parte dell'articolo. Guardate, le inevitabili polemiche sulla pericolosità della statale 106, anni di ritardi e false promesse. Praticamente siamo sempre alle solite, se ne torna a parlare adesso per qualche giorno. È vero, c'è uno stanziamento, ma vediamo questo stanziamento a cosa porterà. Lo stanziamento di 3 miliardi, si parla di 3 miliardi comunque in oltre 10 anni, nel frattempo la gente continua a morire, i tratti già finanziati vengono, i lavori vengono ovviamente rallentati da pratiche burocratiche, tracciato eccetera eccetera, e dalla Basilicata in poi la 106 è quattro corsie, dalla Calabria a scendere, da praticamente poco più a sud di Rocca Imperiale, e abbiamo invece un tratto molto molto pericoloso fino a Reggio, dove le quattro corsie sono praticamente un miraggio. Bisognerebbe capire anche il perché è successo questo, ed è davvero scandaloso nel 2024 parlare di tutto ciò, e insomma, e se ne continua a parlare fino alle prossime vittime, poi se ne riparlerà eccetera eccetera. Siamo un po' stanchi di tutte queste polemiche senza interventi. Andiamo a parlare di politica nazionale. Il MES, Bruxelles si punta a chiudere entro marzo. Il pressing su Roma: non c'è una nuova riforma del MES sul tavolo, c'è un unico auspicio, che Roma torni sui suoi passi e ratifichi il backstop del meccanismo economico di stabilità. La presidente belga dell'Unione Europea è tornata a toccare il tasto delicato del MES in vista di un trimestre che di fatto, un quadrimestre con l'Europa a giugno, segnato dai dossier economici, a cominciare dalla riforma del patto di stabilità. Una riforma che il Belgio vuol chiudere a ogni costo, portando avanti parallelamente due ulteriori dossier: l'unione bancaria e quella dei capitali. In merito al primo tema, il no del Parlamento italiano al MES è arrivato lo scorso 21 dicembre, potrebbe smuovere le acque. La presidenza belga guarda innanzitutto al cosiddetto CMD, ovvero la riforma della gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi. La Commissione in aprile ha fatto la sua proposta, ora aspetterà il Belgio a facilitare i negoziati fra Paesi membri con l'Eurocamera. E questa è anche la politica italiana ed europea. Velocemente le altre notizie. Chiara Ferragni continua a fare notizia, forse troppa attenzione nei confronti di questa persona, non solo adesso, anche in passato, ma ormai si va avanti con gli influencer. I PM milanesi vanno oltre rispetto all'ipotesi di frode in commercio, quindi l'ipotesi di accusa è truffa aggravata, assieme a Alessandro Balocco, per la vicenda dei Pandori griffati. Schlein all'attacco, saluti romani ad H. Larenzia. Meloni, che dice, chiama in causa praticamente Giorgia Meloni su questo tema, e il confronto che dovrebbe svolgersi fra le due si accende già a distanza. Ucciso in Libano uno dei capi militari di Hezbollah attraverso un raid aereo israeliano. Al-Tawil, uno dei capi militari di Hezbollah e membro del Partito di Dio, ucciso dagli israeliani a Kerbet Salem in Libano. Hezbollah: non vogliamo estendere il conflitto. E poi lo sport, il calcio, ne abbiamo già
parlato l'addio alla leggenda Beckenbauer. Il Kaiser si è spento a 78 anni, non sappiamo quelle che sono le cause della sua morte, rivoluzionò il ruolo del libero. Tutto il calcio e il lutto, vinse il titolo mondiale sia da giocatore, vado un po' a memoria, credo nel 74, e sia come allenatore poi nel 1990. Ecco qua, infatti, è stato un'icona del XX secolo. 3 Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe, 4 campionati con i bavaresi, con il Bayern Monaco, e poi l'accoppiata europeo-mondiale, esatto, 72-74, mentre da CT guidò i tedeschi alla vittoria del mondiale, a Italia 90. Andiamo a parlare invece adesso di quelle che sono le notizie che arrivano da diverse province, che vediamo differenti. Anzi, facciamo un approfondimento, perché questa mattina, proprio a Catanzaro, la cittadella regionale, era atteso il ministro Valditara. In realtà il ministro Valditara c'è stato, anche se di collegamento in remoto, ministro appunto dell'istruzione, che ha parlato della riforma degli istituti tecnici, una riforma che vede in prima fila la Calabria capofila appunto in questa sperimentazione. Allora sentiamo proprio alcune parole di Valditara in collegamento, lo vedete appunto in streaming, è intervenuto all'incontro che si è svolto nella cittadella regionale. E attraverso appunto questo intervento parla della riforma e anche della Calabria, annunciando una sua prossima visita, questa volta dal vivo. Sentiamo Valditara. Con grandissimo piacere che io torno, anche se oggi soltanto via web, torno in Calabria, una regione che mi sta particolarmente a cuore, una regione che, come ho più volte ripetuto, ha delle grandissime, straordinarie potenzialità. E vi annuncio, fra l'altro, che sarò con voi invece fisicamente, voglio essere con voi fisicamente prossimamente, conto per febbraio di poter ritornare in Calabria portandovi ancora altre importanti e belle novità. Ma la sfida che voi avete raccolto dimostra che la Calabria può veramente utilizzare al meglio questa importante riforma. Credo che sia una delle regioni che hanno risposto con maggiore entusiasmo e con grande concretezza. E quindi innanzitutto i miei complimenti ai dirigenti scolastici, ovviamente alla direttrice dell'ufficio scolastico regionale, dottoressa Iunti, i miei complimenti all'assessore, dottoressa professoressa Princi, che sta svolgendo un lavoro veramente eccezionale, ma come dicevo i miei complimenti alla scuola calabrese, che sta assecondando le riforme del Ministero con grande intelligenza, con grande lungimiranza e con grande sensibilità. Questa è una riforma che è importante per il Mezzogiorno, è importante per i nostri giovani, è importante per l'Italia tutta. Perché dico che è importante in particolare per il Mezzogiorno? Beh, voi sapete i dati, li conoscete i dati, più di 1 milione di posti di lavoro che non vengono coperti ogni anno per mancanza di qualifiche. È un dato drammatico, è un dato che io ritengo sia un'offesa, un insulto ai nostri tanti giovani che hanno delle potenzialità straordinarie e che non trovano lavoro o che non trovano un lavoro coerente, confacente con le loro potenzialità. E magari che trovano un lavoro dopo tanto tempo e non riescono invece a immettersi subito nel mondo lavorativo. È una sfida questa importante per tutte le associazioni di categoria che infatti hanno supportato unitariamente, con grande coraggio, con grande intelligenza, questa riforma. Penso veramente a tutte, nessuna esclusa, le associazioni del mondo produttivo, per cui è una straordinaria occasione di competitività e quindi è una straordinaria occasione per il Paese per accrescere la ricchezza, per accrescere il cosiddetto PIL. Bene, questo il ministro Valditara, che è intervenuto, come abbiamo detto, a Catanzaro, a questo incontro
per annunciare la riforma degli istituti tecnici che vede la Calabria appunto protagonista e in prima fila. Adesso ritorniamo in provincia di Cosenza, ritorniamo sulla prima pagina di Gazzetta del Sud perché dobbiamo approfondire gli argomenti che arrivano dalle diverse province calabresi. Come abbiamo visto, la 106 e tutte le altre notizie nazionali e internazionali caratterizzano tutte e tre le prime pagine di Gazzetta. Adesso andiamo proprio nei diversi territori, entriamo nel Cosentino e parliamo di sanità. Ospedali dell'ASP di Cosenza senza chirurghi e ortopedici. L'Annunziata finisce sotto assedio perché manca il filtro degli SPOC. Ne sappiamo qualcosa, ne abbiamo spesso parlato. Nei tre presidi dell'ASP di Cosenza si registrano gravi carenze di personale. Tra le specialità scoperte ci sono pure anestesia, psichiatria, nefrologia, bisturi, cercansi, c'è un annuncio praticamente, per due volte il concorso è saltato e infatti si parla, come vedete, di reclutamento ad ostacoli nel Cosentino. Le altre notizie che arrivano dalla provincia di Cosenza, del resto quelle relative alla sanità, sono spesso oggetto delle nostre attenzioni, l'attenzione di tutti. Perché? Perché di fatto manca la medicina territoriale da un lato, mancano i pronto soccorsi, manca il personale negli SPOC e allora ecco che succede quello che succede. E allora ancora altre notizie in primo piano, era calabrese la donna morta nel lago di Como, la 45enne Tiziana Tozzo. Era infatti originaria di Canolo, nel Reggino. Vediamo se ci sono altre notizie. Ah, ci sono altre notizie ovviamente. Il PD di Cosenza. Pecoraro, parla il segretario del PD, che tra l'altro ha parlato anche al nostro telegiornale sabato scorso. Abbiamo le parole di Pecoraro, atto irresponsabile votare la sfiducia. Sappiamo bene che il Partito Democratico in provincia di Cosenza, guidato da Vittorio Pecoraro, che prima si era praticamente autosospeso, poi era ritornato indietro, ma c'è stata questa mozione di sfiducia, quindi c'è questa crisi in corso nel Partito Democratico. E di mozione di sfiducia parleremo fra poco perché ci sposteremo a Reggio Calabria. Ancora un po' di cronaca, andiamo a Scalea, tenta di assassinare un agricoltore, riarrestato in provincia di Bologna, il serial killer dell'Alto Tirreno, venne condannato all'ergastolo nel 2000. Poi ancora altre notizie che arrivano dalle diverse province calabresi. Ce ne sono due che sono comunque notizie anche positive, se vogliamo. Corigliano Rossano, la CGIL è favorevole agli investimenti alla Baker Hughes nell'area del porto, un'iniziativa da favorire, la proposta della Baker Hughes, si legge nella nota di Gazzetta del Sud. E di compiere appunto un investimento con fondi privati nell'area del porto è vista con favore dalla CGIL. Un'altra buona notizia, ne abbiamo parlato ieri già nel nostro telegiornale, Unical iscrizioni in crescita, più 23% ai corsi di Arcavacata, dunque una buona notizia ancora per l'Ateneo Bruzio, un vero e proprio boom di immatricolazione ad Arcavacata, più 23% di iscrizioni rispetto agli anni scorsi. E possiamo anche dire con grande certezza che è praticamente l'incremento maggiore in tutto il Sud Italia in termini di iscritti. Qui siamo superiori a livelli pre-Covid, quindi ottime notizie per l'Università della Calabria, favorite anche da nuove facoltà, dall'offerta formativa ovviamente, medicina, ma non solo. Adesso andiamo a vedere invece ciò che accade nelle province di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, perché qui il focus è sul maltempo, grandi disagi, soprattutto a Campora San Giovanni, poi ne parleremo ancora nel nostro telegiornale. Vedremo tante immagini. La mareggiata fa crollare parte della statale 18 e vedete qui questa immagine assolutamente emblematica, disagi fra Nocera Tirrenese e Campora San Giovanni, un tratto della corsia sud della strada statale 18 fra Nocera Tirrenese e Campora San Giovanni, quindi siamo praticamente ai confini fra le province di Cosenza e Catanzaro.
è crollato a seguito dell'erosione marina, imponendo il senso unico alternato e ulteriore disagio alla circolazione. Allagamenti registrati anche nella frazione marina di Nocera. Non è la prima volta che accade. Il territorio calabrese, come vedete, mostra le sue fragilità e le mostra in casi come questi. Ancora la cronaca, abbiamo già parlato del caso della 45enne Tiziana Tozzo, calabrese, la donna morta nel lago di Como. E poi il clan degli Zingari, siamo a Catanzaro, ha chiesto il processo per 80 indagati. Ancora cronaca, ancora a Catanzaro, avrebbero preteso la mazzetta. La procura vuole il giudizio immediato per gli avvocati Greco e Barbieri. L'inchiesta è condotta dalla Guardia di Finanza. E poi altre notizie, un'altra da Catanzaro, il Consiglio Provinciale, i nuovi componenti al lavoro sul rilancio e risanamento dell'ente, seduta di convalida per i 12 consiglieri provinciali eletti il 20 dicembre scorso, il presidente Amedeo Mormile indica linee risanamento e rilancio dell'ente. Poi andiamo a Tropea, accesso antimafia, ai commissari serve una proroga di 3 mesi. E questa è un'altra notizia che arriva dalla Perla del Tirreno, la commissione d'accesso lo ripetiamo, si è insediata al comune di Tropea, però deve ancora proseguire l'attività e chiede praticamente 3 mesi nuovi, una proroga appunto di 3 mesi per effettuare questo lavoro. Si sa, sono lavori abbastanza delicati, c'è da accertare eventuali ovviamente irregolarità. La commissione d'accesso ha sempre un compito molto molto particolare, ne sappiamo qualcosa, ci sono diversi comuni in Calabria purtroppo caratterizzati dalla presenza della commissione d'accesso. Andiamo invece nel Regino, perché dobbiamo andare a dare un'occhiata alla vicenda in Consiglio Comunale a Reggio Calabria. Non può che essere questa l'apertura, al di là della 106, nell'edizione Regina di Gazzetta, ed ecco la crisi al comune di Reggio Calabria. Il centrodestra, una sola mozione di sfiducia. Il centrodestra presenterà una sola mozione di sfiducia, ne abbiamo già parlato ieri, sfidando di fatto i gruppi del Partito Democratico, DP, che sarebbe Democratici e Progressisti, a firmarla per porre fine all'amministrazione Falcomatà. Questa è decisione della quale abbiamo parlato ieri, e ieri però i partiti di centrosinistra si sono parlati per trovare una soluzione, anche perché alla nuova giunta mancano le quote rose per essere operativa. Anche qui c'è delle irregolarità che devono essere sanate sotto questo punto di vista. Vedremo come andrà a finire, perché è un braccio di ferro fra il sindaco e i partiti, soprattutto il suo partito, il Partito Democratico, perché nel momento in cui si dovesse trovare un accordo fra i partiti di maggioranza e ovviamente il sindaco, con la nuova giunta non ci sarebbero i numeri. La mozione sfiducia, per presentare una mozione sfiducia a Reggio Calabria servivano 13 firme fra gruppi misti, indipendenti e forze di centrodestra. Si è riusciti ad arrivare a questi 13, ma per essere poi approvate, arrivare alla fine anticipata dell'amministrazione comunale Regina di questa legislatura, bisogna arrivare a 17, questo è il numero che serve. Ovviamente anche i gruppi autonomi e i gruppi di centrodestra non riescono ad arrivare a questo numero, serve una componente della maggioranza e potrebbe essere trovata nel caso in cui non ci fosse un accordo fra i partiti di maggioranza e il sindaco. Vedremo se invece si riuscirà a trovare la quadra, insomma, sotto questo punto di vista. Del resto, dopo quasi 2 anni di assenza, il sindaco Falcomatà ha trovato un po' gli equilibri diversi. Andiamo ancora sulla prima pagina Regina, abbiamo già parlato della 45enne Tiziana Tozzo, purtroppo la notizia tragica che arriva da Como. Ha preso il via la rinascita dell'Orchidea, l'ex super cinema ancora di Reggio Calabria. E poi quello che viene chiamato il vecchio campanilismo, l'annuncio di Cannizzaro, a Reggio il Capodanno Rai 2025, Catanzaro si infuria e alza i toni, Occhiuto prova a fare il pompiere, ancora un po' di campanilismo, vedremo. Occhiuto ha precisato che, l'ho detto ieri, sarà deciso solamente negli ultimi mesi, al momento non c'è nulla di deciso. Rosarno, furto nella villa confiscata ai Cacciole, abbandonata dopo l'assegnazione, difficile persino risalire a cosa sia stato sottratto, forse beni presenti al momento del sequestro nel 2015. Comune e Unireggio discutono per riattivare l'assegnazione. E poi la galleria Limina,
da tre big del PD, dubbi sul da farsi. Fragomeni, Zita e Bruzzesi hanno chiesto al governatore Occhiuto quale sia lo stato dell'arte. Ricordiamo che si tratta di una un'opera di lavori che dovranno essere effettuati eventualmente in questi mesi. Si era parlato addirittura di uno stop dell'intera infrastruttura della galleria Limina da questo mese di gennaio fino ad agosto 2025, 20 mesi, ipotesi che avrebbe isolato di fatto a Locride, avrebbe costretto a spostamenti incredibili chi doveva raggiungere quella parte di Calabria. Si è pensata a una programmazione modulare, adesso ci sono alcuni esponenti del Partito Democratico che chiedono chiarezza in tal senso. Bene, prima di fermarci per la nostra consueta pausa, dopo la pausa notizie in tempo reale perché ce ne sono diverse, vi abbiamo promesso quelle del maltempo ma non solo quelle, andiamo a vedere la prima pagina del Quotidiano del Sud. E allora, due aperture, una dedicata alla Statale 106, anche qui del resto l'emergenza è grande. Statale 106, in 10 anni quasi 2 vittime al mese. Questa è la radiografia della strada della morte, oltre 200 morti fra il 2013 e il 2022, un quarto non aveva più di 25 anni, stiamo parlando di 50 persone, che un quarto degli oltre 200 morti sono almeno 50 persone, che hanno perso la vita su questa strada negli ultimi 10 anni e non avevano neanche 25 anni. I punti critici, più critici dell'arteria del dossier stilato dall'associazione Basta Vittime sulla Statale 106. E poi ancora il serial killer della Riviera dei Cedri colpisce ancora, tentato omicidio a Bologna, condannato all'ergastolo per 4 delitti compiuti negli anni 90 in Calabria, era in libertà vigilata. Randagismo, la Calabria dimentica i dati e disperde i fondi, un'inchiesta su quella che anche questa è un'emergenza. E poi ancora il centro-sinistra ci prova, chiede un confronto a Falcomatà. La crisi appunto in riva allo stretto viene definita e questa è una foto della presentazione della giunta tecnica che non piace ai partiti dello scorso 6 gennaio. La Federazione degli Ordini dei Medici, serve uno scudo penale per i professionisti e ovviamente tutto questo si parla delle aggressioni al personale sanitario e ce ne sono sempre tante, anzi troppe direi. Giallo sulla sfiducia a Pecoraro, a nuovi aspetti appunto ripresi dal Quotidiano relativi alla situazione del PD in provincia di Cosenza, scoppia il caso di una firma apocrifa. La segnalazione di Lorenzo Principe, ha inviato un'informativa alla Commissione di Garanzia regionale e provinciale. Ci mancava quest'altro dubbio. Poi un bilancio del Capodanno Rai a Crotone all'interno delle pagine del Quotidiano, mentre si pensa già al prossimo Capodanno, quello del 2025. Poi Nocera Terinese, Statale 18, ancora danni per le mareggiate. Arte, le porte di Sirelli sulla Costa degli Dei e l'eolico della discordia, la lettera al sindaco ad Acri sul progetto rimodulato e ancora energie alternative e l'eolico che fa parecchio discutere. Questa, la vedete, è la prima pagina del Quotidiano del Sud. Noi ci dobbiamo fermare per la nostra consueta pausa, poi ritorneremo con notizie, come abbiamo detto, in tempo reale. Abbiamo diverse agenzie ad analizzare, a raccontarvi diverse notizie e anche i siti web, altri approfondimenti. Insomma, state con noi, ci troviamo fra pochissimo. Seconda parte di prima pagina, rientriamo in studio, sono le 14.02, allora andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono notizie che sono arrivate attraverso le nostre agenzie in mattinata. Notizie di cronaca, ma non solo, abbiamo promesso anche un po' di notizie relative alle previsioni del tempo. Che tempo farà nei prossimi giorni? Lo scopriremo fra pochissimo. Andiamo a vedere intanto un po' di notizie di cronaca. Una arriva dal Vibonese, da Vibo Valentia, è stata sequestrata una sala scommesse abusiva nel Vibonese. E sono state trovate alla Guardia di Finanza alcune postazioni di gioco senza autorizzazione. E poi ancora invece un altro caso riguarda la cronaca, riguarda ancora un caso un po' particolare. Siamo a Polistena, in via, quindi in provincia di Reggio Calabria, in via foto intime dell'ex al marito di lei arrestato. Nel Regino l'uomo è accusato anche di sequestro di persona. Pedinava la donna con la quale ha avuto una relazione extraconiugale, la perseguitava con chiamate e messaggi
con frasi intimidatorie, arrivando ad aggredirla fisicamente e a tenerla chiusa per alcune ore nel proprio appartamento, oltre ad inviare al marito di lei varie foto al contenuto sessualmente esplicito, ritraenti la vittima. E per questo un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia. È stato attualmente rinchiuso nel carcere di Palmi. Abbiamo parlato del meteo e delle previsioni del tempo. Allora, abbiamo avuto qualche schiarita adesso dopo la perturbazione dell'Epifania. Intanto arriva l'inverno, le temperature giù di 5-7 gradi ma senza gelo. Il maltempo colpirà soprattutto il centro-sud. E allora andiamo velocemente a vedere quella che è nel dettaglio la situazione. E allora, martedì, cioè la giornata di oggi, rovesci su Alta Sicilia e Puglia e clima ventoso, ma come vedete oggi non ci sono previste precipitazioni in Calabria. Domani, la giornata di mercoledì, piogge su Sicilia e poi in Calabria, quindi nel corso della giornata di domani peggiora il tempo, forti la notte, quindi nella notte precipitazioni intense. Giovedì gelate in collina, siamo però al centro, al sud piogge sparse, ma si abbassa decisamente la temperatura, infatti la neve arriva ma oltre i 900 metri, quindi non in città, non nelle città calabresi, ma sui monti sicuramente sì. La tendenza stabile con nebbia notturna al nord, instabile al centro-sud, freddo con gelate notturne, quindi attenzione al maltempo. Infine un'ultima notizia che arriva questa mattina che riguarda un po' tutti gli utenti, allora le bollette del gas le paghiamo tutti, a Roma le bollette del gas più care, a Milano e Trento le offerte di Mercato Libero più convenienti. Queste sono un po' di notizie che riguardano appunto, date da Assutenti, che riguardano il prezzo del gas, quanto si spende. Anche per i contratti a prezzo variabile, ossia quelli indicizzati all'andamento del costo dell'energia, Roma detiene il primato alla bolletta stimata più cara con una media di 1.754 euro annui a famiglia, scegliendo oggi l'offerta più conveniente sul sito di Arera. Seguono Catanzaro con 1.739 euro annui e poi Palermo, quindi c'è anche una città calabrese sicuramente con i prezzi. Prezzo più caro, il secondo prezzo più caro, la provincia di Catanzaro, la città di Catanzaro dopo Roma per quanto concerne ciò che si spende per famiglia. Bene, abbiamo dato un'occhiata alle notizie calabresi sulle prime pagine dei giornali. Velocemente scorriamo anche le altre prime pagine e qualche pagina interna. Andiamo sul giornale di Calabria. Anche qui l'apertura è dedicata alla 106, serve un confronto su 106 e vertenza Calabria. CGL e CISL e UIL chiedono al presidente Occhiuto di promuoverlo con ANAS e RFI. E poi il PD annuncia presto un PDL sul ruolo e funzioni della regione, questa proposta di legge annunciata dal Partito Democratico. Oggi Valditara presenta la riforma di istituti tecnici e professionali, ne abbiamo già parlato, abbiamo sentito le parole di Valditara. Catanzaro, la DDA chiede un giudizio per 80 persone ritenute affiliate al clan dei nomadi. E poi ancora, con l'aria fredda dell'Artico, pioggia e neve anche al sud, quindi attenzione. E poi la sfiducia a Falcomatà da parte del centrodestra unito a Reggio, ma come abbiamo detto per i numeri servirà l'intervento anche dell'opposizione. Poi ancora Calabria Live, ultimo giornale calabrese che andiamo a scorrere. Sanità in Calabria, il cambio di rotta porta la firma della Petropoulakos. La manager di origine greca, rubata dal governatore della regione Emilia Romagna, sta facendo un intenso lavoro di ricostruzione e ristrutturazione del devastato settore sanitario, occupandosi anche del PNRR. Altre notizie, una che riguarda proprio la crisi di Reggio Calabria, parla Angela Marcianò, l'incontro a Occhiuto, l'avvertenza Calabria, chiede un incontro, CGL CISL e UIL, si parlerà come abbiamo detto anche della 106. E poi il Covid, che ormai fa quasi meno notizia, e più 44 i nuovi contagiati su 326 tamponi, anche se in molti, come abbiamo sentito poc'anzi, qualche giorno fa, anche dagli esperti, dei medici, molti fanno il tampone a casa, sono positivi ma non risultano praticamente da nessuna parte. Questo è un altro dato da tenere in considerazione. Abbiamo dato un'occhiata appunto alle pagine calabresi, andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali calabresi, andiamo a dare un'occhiata anche a qualche pagina interna. Iniziamo la Gazzetta del Sud con
la pagina dedicata alla Calabria, statale 106, sul tratto della tragedia niente lavori di messa in sicurezza, i 3 miliardi del governo non bastano per rinnovare tutto il tracciato. Chiuto appunto andrà a incontrare i sindacati. E poi inquirenti impegnati a ricostruire cause dinamiche del frontale, purtroppo l'incidente che ha portato alla morte di 4 giovani di età compresa fra i 18 e i 34 anni, si cerca di capire il ruolo che può aver avuto l'asfalto reso viscido dalla pioggia, quindi la procura farà effettuare l'autopsia. I funerali, abbiamo già detto, saranno celebrati dal vescovo Monsignor Francesco Oliva. Purtroppo insomma dovrebbe arrivare a momenti questa mattinata probabilmente, massimo nel pomeriggio, la data del funerale di questi 4 ragazzi. E poi il calcio, la pagina sportiva, ovviamente l'addio a Franz Beckenbauer, il campione tedesco, campione del mondo 74 sul campo, in panchina nel 90, 3 Coppe Campioni col Bayern, 2 volte il pallone d'oro, il più grande di tutti in Germania, dice Rivera, insomma ci ha lasciato purtroppo a soli 78 anni. E poi un po' di mercato, la Juve si ritira dalla trattativa per Calvin Phillips, Marotta invece scende in campo, l'Inter è prima per meriti, e si fa riferimento alle polemiche degli ultimi giorni, non solo di questa settimana. E poi Napoli, crisi infinita, la squadra va in ritiro, il crollo dei campioni d'Italia che sono adesso in ritiro, e questa sera si ritorna in campo con la Coppa Italia, il primo quarto di finale, quello che vede di fronte Fiorentina e Bologna. Gara secca a Firenze, ci si gioca un posto in semifinale. Bene, questa è la pagina sportiva di Gazzetta del Sud. Diamo un'occhiata alle pagine interne del quotidiano, notizie calabresi. E allora, il serial killer, della Riviera colpisce ancora a Bologna. Condannato all'ergastolo, era in libertà vigilata negli anni 90. 4 omicidi sul Tirreno cosentino. Questa è una foto appunto di Francesco Passalacqua. Poi andiamo avanti con altre notizie. La Calabria dimentica i dati e disperde i fondi. Un focus sul randagismo con la situazione dei canili in Calabria. Poi ancora avanti con la radiografia, così viene chiamata la strada della morte. In 10 anni quasi 2 vittime al mese sulla strada statale 106. Cittadella regionale, ho chiuso, incontro ai sindacati. L'incontro si svolgerà venerdì prossimo, l'abbiamo detto. E poi ancora parole di Occhiuto pronunciate a Napoli nel corso di un incontro: i LEP vanno finanziati tutti, noi amministratori del sud non ci facciamo fregare. Questa è la parola di Occhiuto riferite all'autonomia differenziata di Calderoli. E poi ancora, non lasceremo nulla di intentato, la crisi politica a Reggio Calabria, nell'amministrazione comunale, l'indicazione è non rompere con Falcomatà e tentare una nuova interlocuzione, anche perché diversamente si andrà a nuove elezioni e quindi si chiederà un nuovo incontro al sindaco. I danni per le mareggiate in provincia di Catanzaro, interventi mai fatti, chiuso tratto da statale 18, non si interviene mai in prevenzione e questo è quello che poi succede. Il commosso addio a Vincenzo Sammarro, profondo conoscitore della comunità Arbrescia. E poi il congresso provinciale a Zumpano arriva, dove si svolgerà il congresso provinciale di Forza Italia domenica prossima, arriva anche Tajani, l'appuntamento è per domenica 14 nei saloni della Duchessa, sala ricevimenti appunto di Zumpano, centro a ridosso dell'area urbana di Cosenza. I lavori avranno inizio alle ore 15. Infine poi l'eolico e la discordia. Acri cosa ci guadagnerà? Il sindaco Capalbo viene chiamato a rispondere, la rimodulazione del progetto non convince i membri del comitato cittadino. E poi ancora il capolando RAI che fa discutere. Non è stato ancora deciso nulla, lo dice Occhiuto, dopo la sortita del deputato Cannizzare. Qui c'è una foto che abbiamo già visto nei giorni scorsi di Amadeus Occhiuto poco prima appunto del Capodanno. E poi due notizie delle quali abbiamo già parlato in maniera approfondita: il record di studenti all'Unical e la presenza del ministro Valditara questa mattina per la riforma degli istituti tecnici. Questo per quanto concerne le pagine interne del quotidiano. E stiamo parlando appunto dell'incontro di Valditara, comune, regioni. A proposito di comuni, andiamo ad approfondire alcuni temi che riguardano i comuni e le province. Lo facciamo con Rosaria Succurro,
che ha parlato questa mattina ai nostri microfoni, innanzitutto di quelle che sono le esigenze da presidente di ANCI Calabria, quelle che sono le esigenze dei comuni calabresi e non solo. E poi si è parlato anche del ruolo delle province, proprio per quella che è la sua veste di presidente della provincia di Cosenza. La riforma, si ritornerà al vecchio metodo, alle vecchie province, non si ritornerà. E poi ovviamente da sindaco di San Giovanni in Fiore ha parlato anche della via, visto che abbiamo parlato di gelo, gelate notturne, neve sui monti, anche della via della stagione dedicata appunto agli sport invernali in Sile. Allora andiamo a sentire Rosaria Succur. Riorganizzare ed essere anche interlocutori positivi e propositivi dei nostri sindaci che sono veramente in prima linea in quelle che sono le problematiche di una regione direi meravigliosa, ma che naturalmente ha anche la sua bella da fare. Stiamo lavorando continuamente senza fermarci, ci stiamo come dicevo anche riorganizzando, ripartiranno le commissioni proprio per essere pronti a dare delle risposte ai sindaci, ma soprattutto ai territori a 360 gradi. Allora, negli anni ci si è resi conto come le province fossero indispensabili per dare delle risposte ai territori, ma le province piene di deleghe, di funzioni e quindi anche di risorse, quindi stiamo lavorando anche lì su più livelli, interloquendo anche con il governo nazionale affinché avvenga la riforma che possa far ritornare con le province nella loro centralità di un tempo, quindi con le deleghe, con le risorse e soprattutto con quella potenzialità enorme che ha, ma che oggi non riesce a sfruttare, quindi non riesce a dare delle risposte reali se non in termini di viabilità, edilizia scolastica e ambiente. Con l'arrivo dei primi fiocchi di neve parte quella che è la stagione invernale, una stagione legata non solo al mondo sciistico ma a tutto ciò che attorno si crea. Parliamo della Sila, parliamo di Lorica, parliamo di Camigliatello, ma parliamo di un indotto fondamentale che a parte con gli appassionati e gli sportivi può in qualche modo interessare tutte le famiglie, giovani e ragazzi. Un turismo che è quello montano, che vorremmo funzionasse tutti i giorni dell'anno, ed è per questo che stiamo lavorando anche come provincia insieme ai comuni, insieme alle associazioni, ad ARSAC e a Ferrovie, affinché possa essere una leva economica fondamentale per la nostra economia e quindi il turismo. 14:16, ci avviciniamo al nostro giornale delle 14:30, ma abbiamo ancora un'altra pagina, la pagina sportiva del quotidiano, per parlare delle squadre calabresi, poi ci dedichiamo anche ai siti web per le notizie della mattinata. Allora andiamo sulle pagine sportive del quotidiano, si parte dal Cosenza, tutto in discussione, sembra sfumare la trattativa con Camporese, difensore centrale che sembrava ormai prossimo alla chiusura dell'affare con il Cosenza, ma le visite mediche non hanno convinto. Altri nomi, Elio Capradossi si era stato già accostato al Cosenza, una possibile trattativa, poi c'è Gennaro Acampora, e altro centrocampista del Bari che però chiede Florenzi al Cosenza, e dal Bari c'è anche Frabotta, esterno difensivo. A proposito di esterni, si raffredda la pista che porta Ullman, e a proposito di esterni c'è ovviamente il Perugia che vorrebbe Rispoli, ma il Cosenza insomma cedere esterni adesso sembra un po' difficile, ma piace però del Perugia, piace il centrocampista Kwan. Questi sono alcuni nomi che vengono fuori in casa Cosenza. Altre trattative, Vignale ritrova il suo spezzo, la Cremonese pensa a Belek, ma poi c'è il Catanzaro. Qui si fa più alto i calcoli delle squadre che hanno chiuso con 30 o più punti nel girone d'andata, solamente 3 squadre negli ultimi anni non sono arrivati ai playoff. Intanto continua la preparazione in vista della gara di venerdì con il Lecco, preoccupa Veroli, esterno sinistro, che potrebbe non farcela, ma soprattutto Guion, centrocampista, che ha avuto problemi muscolari all'adduttore e non dovrebbe essere della partita. Partita che si giocherà, lo ricordiamo, questo è il programma. Catanzaro gioca venerdì sera alle 20:30, l'anticipo in casa al Ceravolo contro il Lecco. Cosenza gioca domenica alle ore 16:15 sul campo della Cremonese, campo davvero molto molto complicato. E poi Nasca, il suo nome è stato... come dire,
nominato negli ultimi giorni parecchie volte. Pacifici, il presidente dell'AIA, ha detto che non sarà spostato, non sarà retrocesso in Serie B, perché anche la Serie B non è il campionato che deve accogliere appunto gli errori, gli arbitri che hanno commesso degli errori. Ha precisato tutto questo, insomma, tante polemiche negli ultimi giorni. Bene, adesso abbiamo detto poc'anzi che ci saremmo dedicati anche ai quotidiani online per capire quelle che sono le notizie che arrivano in mattinata, notizie in tempo reale. Allora andiamo su Repubblica.it e partiamo da Repubblica.it. Purtroppo una notizia drammatica è quella che arriva dal Tirolo: si schianta Cabinovia, almeno 4 feriti gravi. Siamo in Austria. La Corte d'Appello di Brescia intanto dice sì alla revisione del processo per Olindo e Rosa, prima udienza il 1 marzo. Il dilemma di Meloni: candidarsi o no alle europee, la tentazione di stravincere e i rischi per la coalizione. Intanto Vittorio Sgarbi indagato per il quadro di Manetti, furto di beni culturali, lui si difende: non ho ricevuto avvisi e non ho rubato. E poi la russa sui saluti romani ad H. Larenzia: fraternità non c'entra, ma per alcune sentenze quel gesto non è un reato. E poi Briatori a Bonelli: viene al Twiga, ti insegna a lavorare. La replica: patriota con la residenza fiscale a Monte Carlo. Insomma, uno scontro social fra i due. Vaticano: coppie gay, preti sposati, morale sessuale, la guerriglia tradizionalista contro Bergoglio, obiettivo ipotecare il prossimo conclave. E Papa Francesco intanto torna in TV da Fabio Fazio domenica prossima. Non è la prima volta che va da Fazio. E poi ancora il Fatto Quotidiano: Cabinovia si schianta nel comprensorio sciistico in Tirolo, 4 feriti gravemente, l'ipotesi di un albero caduto. Sgarbi indagato per furto di beni culturali dopo l'inchiesta del Fatto sul quadro sparito, lui nega, non ho ricevuto avvisi, violato il segreto istruttorio. Corruzione in appalti: era stato il sindaco di Palma Campania, vice di Fratelli d'Italia a Napoli, tra i suoi sponsor Lollobrigida e Del Mastro. L'inchiesta ANAS: Salvini difende Verdini Junior, è un ragazzo in gambissima, non ho alcun dubbio. E poi andiamo sulla Stampa, lastampa.it. Un'ultima ora di qualche minuto fa, ne abbiamo parlato proprio poc'anzi, l'abbiamo detta poc'anzi, la strage di Erba, la revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi. È arrivato l'ok della Cassazione in aula il 1 marzo, come abbiamo detto, così come abbiamo letto anche del tragico incidente sulla pista di sci in Austria e una cabina dell'Ovovie si schianta al suolo, 4 feriti gravi. All'ospedale Regina Margherita è arrivato il 1 milione di euro donato alla Ferragni, gesto di grande generosità, ancora lei, insomma, in primo piano. Possiamo anche risparmiarci queste altre notizie. E allora andiamo avanti con il messaggero.it. La strage di Erba: la Corte d'Appello di Brescia dice sì alla revisione del processo. E poi ancora la questione della cabina che si schianta in Tirolo, 4 feriti gravi. Bollette del gas: domani addio al mercato tutelato, cosa succede se non si effettua il cambio? Appunto, gli effetti a Roma, le tariffe più care, l'abbiamo detto poc'anzi. Assegno di inclusione, il calendario con la data dei pagamenti, sono un po' di notizie. Ancora Chiara Ferragni. E poi coppia morte nel lago di Como, abbiamo detto, la ragazza e calabrese, perizia sull'auto e autopsia sulle vittime. Il socio di Morgan sapeva come tornare a galla. La guerra: Israele ritira truppe dalla Cisgiordania. Oggi l'incontro fra Blinken e Netanyahu, uccisi oltre 23.000 palestinesi nella striscia. Ilmattino.it, la storia di Giulia Tramontano, ergastolo per Impagnatiello, altro caso del quale si è discusso tanto. Corruzione a Palma Campania, il sindaco finisce ai domiciliari. E poi fuga contro mano sulla 1, arrestato un 19enne. Pensate un po' che danni poteva creare questa fuga in contro mano. Cabina della funivia si schianta nel Tirolo, 4 persone ferite. Israele ritira le truppe dalla Cisgiordania. E poi Gabriel Attal, primo ministro in Francia, 34 anni, gay. Sia la revisione del processo e Vittorio Sgarbi indagato. Chiudiamo la rassegna stampa online prima di chiudere poi con le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, quotidiani nazionali, con qualche notizia calabrese. Andiamo da su cuicosenza.it. da Roma a Corigliano per sfuggire alle violenze, lui la trova, arrestato mentre cerca di sfondare la porta. Un altro caso appunto del quale
Qui diamo notizia. In Calabria c'è anche buona sanità, è il caso dell'ambulatorio malattie del fegato, siamo sempre in Calabria. Intanto a Lorica si lavora per aprire le piste, a Camigliatello manto nevoso a valle non sufficiente, a Camigliatello gli impianti sono pronti. Tragedia a Longobucco, pensionato muore dopo essere caduto in un dirupo. E anche questa è una tragedia che arriva dai monti della Sila Cosentina, dal comune di Longobucco. Bene, chiudiamo adesso lo spazio legato ai siti internet. Allora andiamo sul Corriere della Sera, la prima pagina del Corriere della Sera. Israele uccide un capo militare di Hezbollah, fase nuova della guerra, ora azioni mirate. Poi lo scontro sul saluto romano, in prima pagina, ancora sul Corriere della Sera. Se ne parla e se ne parla ovviamente davvero tanto, come per certi versi è giusto che sia. Europee, mossa dei Salvini, io non mi candido, la Premier ci sta pensando. A Calarenzia, PD e Movimento 5 Stelle all'attacco, i meloniani ipocriti, la Russa, fuori d'Italia, estranea, dubbi sul reato. E poi il ricordo di Franz Beckenbauer, il Kaiser, che ci ha lasciati a 78 anni, solamente a 78 anni. La Dunata Nera, così viene chiamata l'età della destra su Repubblica, il caso del saluto romano, la Russa, parole che destano un po' che generano polemiche, non è detto che questi gesti costituiscano reato. E poi Israele uccide il leader Hezbollah, ne abbiamo già parlato, Blinken no all'escalation e l'addio a Franz Beckenbauer. E sono questi un po' gli argomenti che troviamo in prima pagina. Troviamo in prima pagina sul Messaggero anche l'Ilva. Mittal si sfila, un commissario per salvare l'Ilva. Il no degli indiani al governo che vuole versare 320 milioni. Roma e Milano, piano sicurezza. La svolta al Pandoro Gate, Ferragni indagata e truffa aggravata. E poi l'addio al Kaiser, Franz Beckenbauer, l'eleganza del difensore. Bene, purtroppo un'altra brutta notizia arriva da Ravenna, la donna è grave, giù dal nono piano con la figlia di 6 anni, muore la bimba, la donna è grave, un'altra tragedia che arriva questa volta da Ravenna. Abbiamo parlato di Beckenbauer, allora vediamo in chiusura come i giornali sportivi salutano il Kaiser, il suo calcio libero sulla Gazzetta dello Sport, trascinò tutti nell'attacco e nel futuro. Poi come andiamo noi, l'Inter top anche in Europa, ora scriviamo le fucilate, la parola di Marotta, e Jalò alla Juve, in arrivo il centrale del Lilla col bonus di Dragosin al Bayern Monaco. E poi ancora l'ultimo Kaiser, il calcio piange Beckenbauer, e Juve, la rabbia e l'orgoglio, tensioni con l'Inter e sorpasso per Jalò. Ancora tutto sport, l'ultimo imperatore, anche in questo caso viene salutato Franz Beckenbauer, gialli d'imbarazzo nella stagione nera del VAR e arbitri, anche in caso di ammonizioni, Juve prima con 50 e Inter ultima con 24. E poi buon 2024 Yannick, stanotte il primo match del nuovo anno per Yannick Sinner, che gioca un'esibizione in preparazione all'Open d'Australia. Noi ci fermiamo qui, io vado via, voi restate perché c'è il nostro telegiornale come sempre alle 14.30, a domani sempre alle 13.30. Buona giornata.
Ciao Arca.